Nelle puntate precedenti, il giorno dopo gli avventurieri si dirigono subito verso il palazzo per vedere le condizioni dei loro compagni, ma purtroppo sembra che qualcosa non sia andato come speravano. Dunque, rivediamo le posizioni. La pecora. Ah. Io e Bjorn siamo in faccia, allora. No, non lo so, non è vero. Dobbiamo ancora capire chi ha dice prima. È vero, cazzo. Dopo aver fatto un lungo riposo, avete sentito voci e schiamazzi tipici di una grande folla riunita e vi siete radunati insieme a loro nella piazza. Qui avete trovato praticamente due terzi della città, quindi tante persone, centinaia, accalcate per vedere un evento pubblico. Appena siete giunti lì, giusto in tempo, l'evento è cominciato. Il sindaco ha fatto un bel discorso sulla giustizia, la correttezza, il rendere pubblico tutte queste virtù che lui possiede e anche la città. Tra i vari ministri, ovviamente c'era anche la moglie e guardie, c'era un po' di tutto. A questo punto si è scoperto che il fare giustizia, e oltretutto c'erano anche i moventi e tutto il resto, pare che i due incarcerati, ovvero Dalcon e Fenton, abbiano infranto la legge in maniera grave. E per lì non vi siete preoccupati più di tanto, finché non avete visto Laura Mercer prendere una fiaschetta d'olio accesa e andare verso di loro. Non si sa perché cosa. Comunque, lì qualcuno ha deciso di intervenire, lanciando un terribile incantesimo su Laura, che ovviamente è stata colpita e si è ottimendo chiusa in se stesso, tenendo la testa fra le mani e urlando di dolore, inseguendo chissà quali fantasmi, vittima dell'incantesimo di Fedor. Da qui poi è stata seguita dai suoi compagni, che hanno cominciato a pensare di dar fuoco alla città, lanciare degli anziani. Giustizia! Guardi, era meglio, ma vabbè. Lanciare degli anziani, lanciare incantesimi offensivi, muri di vento. Il classico venerdì sera. Esatto, insomma, tutto regolare. Sì. Tuttavia la situazione è estremamente brutta, poiché chiaramente le guardie qui, sapete, sono molto formate per il combattimento, molto resistenti, molto forti, e ce ne sono veramente tanti. Ne abbiamo almeno una dozzina davanti al palco, senza contare poi tutte le altre persone, altre sparse qua e là, e oltretutto vi siete ritrovati contro anche qualche centinaio di abitanti. Perché questo? Ovviamente non è che tutti partecipano attivamente, ma dal punto di vista loro, come ho già detto da alcuni, il sindaco sta cercando di riportare la giustizia in questa città. I loro eroi, che dovrebbero essere gli avventurieri, ne ha scoperto che due in realtà sono dei traditori, e nel tentativo di fare giustizia il sindaco è stato attaccato dai rimanenti, e quindi la città si è unita per dare manforte al proprio sindaco, perché alla luce dei loro occhi voi siete dei traditori. Quindi la situazione è veramente complicata. Ognuno di voi... Non ho fatto capire che io ho lanciato un incantesimo visto che è una cosa psichica. Lei? No, la gente anche. No, la gente non ha capito niente. Ah, ok. La gente si è solo unita e basta, non ha capito un cazzo la gente. Però questo è importante, perché se la gente si... Cioè quindi... io ho lanciato un incantesimo psichico. Quindi vuol dire che non è che... Ma hanno fatto le persone a girarsi allora verso... è come lo dicevi tu, allora, perché sono assoggettati a... C'è qualche cosa per forza. Vabbè, ma hanno fatto un conto essere assoggettati, un conto essere collegati tutti e tre, sono comandati. Adesso le guardie non so se hanno anche poteri magici, perché voglio dire, se non se ne sono accorti, perché si sono trovati tutti verso di noi, allora. I paesani, tra virgolette, qualcuno ha impartito il comando in maniera tra l'altro psichica a questo punto. Sì, allora sono tutti collegati psichicamente. Come un alveare, lei è la perigina. Menti connesse. Iniziativa? Allora, ricordiamo le azioni.
Quindi, stavamo lanciando anziani Brenner, in fiamme. Onda tonante, sì. E subito dopo invisibilità. Sì. In pieno stile piratesco. Esatto. Dicendo anche ar. Bjorn, tu montavi una maniglia su una vecchia e la lanciavi. Okay. Primo che capita. Tommy Carpentier. Robert. Stavo dando fuoco alla vecchia. Però, non avendo tempo. Contatto fisico con Bjorn e porta dimensionale sul palco. In faccia a loro, nello specifico. Qui. Fedora. Sì. Neri tentacoli di Evard e subito dopo invisibilità. Tutte azioni stealth. Sì, 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 sì. Sì, fatto un po' tardi però. Lir. Muro di vento. Muro di vento tra voi, generico perché chiaramente c'è un casino incredibile, sì, sì. E il palco. Perfetto. Allora. Inizia. Bello, so cazzi. Iniziativa. Iniziativa con Barbatrucco. Infatti. Iniziativa chi? Posso decidere di parlare la reazione? Tutti! Cioè di arrivarci all'ultimo? Sì. 11. 17. Perché io ho l'abilità. Che belli sti dadi. 20 crit. Cazzo. Allora, sull'iniziativa però. Vabbè, ho capito. 20 nat. Perfetto, succede tutto quello che deve succedere. Io che se ne faccio anch'io 20 nat. Esatto. Vabbè, se succede. Io, solo per sapere, io sono nei 3 metri di raggio dell'onda tonante da loro. Dobbiamo tirare, ma l'onda tonante parte da lui. Tu devi fare meno o più di loro? Se io faccio di più, chiaramente dico l'iniziativa, quindi inizio prima io. Chi è che deve partire? Se sono 3 iniziative a pari meno. È meglio che parte per ultimo, esatto. Perché facendo l'onda tonante, qualsiasi, se lui parte per primo, atterra tutti. Anche noi. Ti posso dare il mio 5. Sì, è vero. Infatti era quello che ti diceva prima. Vabbè, tu tira. Sì. Tu tira, poi tira. Vediamo. Tira. 9. Boh. Va bene, lo stesso. Va bene. Fatto il figlio di qui. No. Allora il 5 lo terrò per... la miss. Il master tanto già ghigna, quindi... Vabbè, tu hai detto qualche impari merito, inizia tu. Non lo so, adesso aspetta perché... Indipendentemente dalle vostre azioni, succedono i seguenti fatti. Ovviamente la folla scoppia un po' nel panico. La folla è costituita ovviamente da popolani di tutti i tipi, quindi gente anziana, uomini, donne, qualcuno un po' più giovane ma non molto. In realtà mancano molto i bambini, non vedete ovviamente i bambini tra la folla, probabilmente non li hanno portati nella ressa affinché non venissero feriti. Se tu preferiscono andare a passeggiare nel bosco. Però effettivamente ora vedete questa cosa qua. E chiaramente tra la folla c'è un po' di tutto, c'è il classico povero, comunque di ceto medio, che comunque è vestito, però non è né elegante né vestito male, insomma, è un lavoratore. Ci sono quelli invece effettivamente molto eleganti, ben vestiti, con i vestiti molto costosi, anche dei gioielli nel corpo, insomma, e hanno le reazioni più disparate, quindi c'è quello che mostra chiaramente astio, quindi si gira verso di voi, verso alcuni di voi a caso, mostrando proprio una specie di ira, come se stesse facendo qualcosa che lo turba parecchio. Altri invece sono impauriti, quindi sono un po' confusi, non sanno bene cosa sta succedendo, non sono molto inclini al combattimento, ma hanno percepito che ne sta nascendo uno, e anche piuttosto grande, oppure non vogliono trovarsi in mezzo alle guardie e eventualmente ai loro nemici. Altri invece sono totalmente confusi al 100%, non riescono a capire neanche cosa sta succedendo, quindi si guardano in giro. Le guardie, anche loro hanno reazioni diverse. Qualcuna di loro effettivamente ha un po' di panico nello sguardo, si guardano in giro cercando di
di capire cosa stia succedendo, e chiaramente molti dei loro sguardi vanno verso o i loro capi pattuglia per vedere cosa fanno loro, oppure direttamente verso il sindaco, cercando di incontrare il suo sguardo in modo che possano ricevere degli ordini, ordini che però non arrivano. Qualche guardia invece non solo non è sorpresa, ma anzi sembra quasi ridacchiare, sorridere. E sono, le riconoscete queste qui perché non esitano un attimo, si muovono con calma in mezzo a tutta la ressa che vi circonda. Si girano, spostano il mantello e mettono mano alla spada con estrema calma e la estraggono. Come, come se se lo aspettassero? Sì, oppure fossero dei veri professionisti, perché ovviamente hanno mantenuto una calma invidiabile e sanno già cosa devono fare, senza necessità di ordine. Poi c'è il sindaco. Il sindaco è diviso esattamente in metà. Da un lato ha delle espressioni anche lui di confusione e non proprio sorpresa, però come qualcuno che cerca disperatamente di capire ma non ce la sta facendo. E l'altra metà invece sua è di colpo lo fa diventare viola in volto, livido di rabbia, perché non accetta questo tipo di cose, che qualcuno attacchi la sua consorte e quindi di conseguenza attacchi lui, il suo palco, la sua gente, la sua città, soprattutto gente a cui lui aveva dato fiducia. Sono queste espressioni, quella di confusione, noi e anche le altre, le notiamo? Sì. Ecco, quella di confusione, in quale momento l'ha avuta? Sono... Nel momento in cui stavo facendo l'allucinazione mortale, ha avuto un momento di confusione? No, dopo è successo. Perché io pensavo che si rivolgesse a lui, tra l'altro. Sì, esatto. Se ti ricordi. Mm-hmm. Se avrei detto dove sei, amore mio, avrei detto sono qua. Continua a guardare in giro, guardare la folla, guardare il palco. Cerca sostanzialmente di capire, ma soprattutto la sua priorità è che cerca qualcuno sul quale indirizzare la propria rabbia. Vorrebbe ordinare alle proprie guardie di uccidere, ma attualmente non sa chi, e quindi ha questa rabbia dentro che però non riesce a scoppiare perché non ha un bersaglio, ma molto presto lo troverà. I ministri, i funzionari, insomma tutta l'entourage suo del sindaco e della città, dell'altra città, invece hanno un'espressione diversa, sembrano da un lato disinteressati a quello che sta accadendo, come se la cosa non li riguardasse, vogliono sostenere la città, ma allo stesso tempo vedete che hanno un piede di qua e uno di là, cioè vorrebbero, di loro primo istinto, è fuggire, darsi alla fuga, mollare tutto e andarsene. Non vogliono sicuramente essere presi in una cosa del genere e neanche essere travolti da una folla. Qualcosa le trattiene, vedete che però il loro sguardo cade spesso sul sindaco, probabilmente sono dove sono ancora solo perché temono ritorsioni, vogliono far vedere al loro comandante in capo che tengono la città, tengono l'ordine pubblico e quindi non fuggono alla prima occasione, ma è probabile che siano lì ancora solo perché temono appunto le rappresaglie e punizioni. Laura si sta rialzando invece ormai praticamente si è rialzata dal primo incantesimo di Fedora, che l'ha messa un attimino in difficoltà e in ginocchio. Tuttavia ora il dolore sembra passato. Lei invece è diversa dagli altri, sul volto ha un'unica espressione. Sembra un misto tra divertimento e soddisfazione. Sul suo volto, mentre si rialza, ha gli occhi chiusi e appare un ghigno contornato da un po' di sangue che le scende giù dall'angolo del labbro, il che rende ancora più sinistro questo suo sorriso. Ha la classica espressione di chi sa esattamente cosa fare o esattamente a chi rivolgersi.
Tutto questo però voi avete il tempo di analizzarlo senza fretta, senza problemi. Infatti, prima di andare avanti, vi chiedo se avete delle domande da fare a livello di informazioni. Edwin e Glenda dove sono? Riesco a vederli? Sì, sono lì molto vicino a voi, così com'era. Edwin è... Se devo fare... Capisco le sue intenzioni, cosa vuole fare, vuole avvicinarsi al palco, vuole andare a salvare i suoi... Allora, se dovessi fare un paragone, si avvicina più alla reazione dei ministri, cioè ha un piede pronto alla fuga, un po' perché è la sua natura e anche perché probabilmente si rende conto che non può fare nulla. La sua espressione è del tipo, ok, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto dei danni, abbiamo creato confusione, adesso andiamocene. L'altra metà ovviamente non vuole abbandonare né Dalkon né Fentor, ma neanche Glenda, ma probabilmente neanche voi, e perciò è lì, è un po' combattuta anche lei. Diciamo che delle due mani lì che ha stava utilizzando, in una ha l'arco, nell'altra però è vuota, non ha una freccia, quindi non sa bene anche lei cosa fare, sta cercando di trovare la via più indicata per far qualcosa. Glenda invece patisce un po', è già completamente armata, quindi asce e scudo in mano, sta dando delle scudate alla popolazione, nel senso che non sta anche lei cercando di farsi largo in una direzione ben precisa, però sta cercando di mantenere uno spazio d'azione intorno a lei, intorno a voi, non le piace molto essere, e quindi nel casino stanno continuando ad andare contro, lei continua a dare delle scudate per spingere indietro la gente e lasciare uno spazio di manovra. Non posso negare che in questo si diverta. Guardo, sì, allora, primo, se Nora dice delle parole mentre si rialza, no, e se è cambiato qualcosa intorno a lei, tipo qualcosa di aura, qualcosa del genere. Ok, poi guardo, se mi guardo intorno e cerco di capire due cose: uno, dov'è la guardia più vicina a me o le guardie più vicine a me, se ci sono e se mi stanno puntando; due, guardo se c'è qualcosa di strano, qualcosa che mi colpisce a colpo d'occhio così nella folla. Sì, allora, e qui devi fare un tiro salvezza su saggezza. Avrei fatto 8, però ho ancora un tiro fortunato. Pensaci bene. Io lo terrei. Sì, lo tengo. 8. 1 da tenere in estremis. Ti serve. Tienilo, non sprecarlo. Serve tutta la fortuna di cui possiamo disporre. Dunque, tu vedi tre guardie, di cui due stanno venendo verso di te, ma tutto sommato stanno un po' incespicando nella folla. Ci metteranno un paio di round ad arrivare. Invece una terza guardia è una di quelli che ha mantenuto più la calma, ha già la spada in mano e la tiene molto bassa, e viene di te verso di te con un'espressione estremamente tranquilla, però è un po' più distante, quindi ci metterà un round in più ad arrivare. Ok, l'ultima cosa che ti chiedo è se dove sono io sono completamente circondato dalla popolazione o se c'è qualche edificio vicino a me. No, siete proprio in centro piazza. Ah, in centro piazza siamo. Cazzo. Eh sì, perché ci eravamo avvicinati per vedere. Va bene, ok. L'ultima cosa che noti è che ti giri nel casino, comunque ripeto, nel caos più totale, vedi chiaramente che i
combattimenti sono iniziati. Ti accorgi che... Fai un altro tiro di saggezza. 8 di nuovo. Ah, quindi sei recidivo. Ti accorgi che una delle guardie è sopraggiunta alle spalle di Fedora e l'ha trafitta completamente nella schiena con una spada. Questa scena tu la vedi, io te la sto descrivendo a rallentatore perché ovviamente sono centesimi di secondo, però rettifico, il soldato si prende i danni del muro di vento perché il muro è intorno a noi. E tira 3 di 8. Posso... Io non avevo fatto i neri tentacoli. No, oltre i tuoi neri tentacoli c'è il mio muro di vento e i tuoi neri tentacoli. No, ma quello che voglio capire io è... Quello posso capire eventualmente se può essere un'illusione dovuta a qualcosa? No. Non posso capire, ok. No, no, oddio. Non è un'illusione, ok. 8. Il prossimo atto. Se c'è. Sì, 8. Ma e quindi siamo partiti? Non sto capendo. Lo so. Sono le informazioni. Ma è giusto così. Queste sono. No, ma perché lui stava facendo il muro di vento? Perché... Lui è informato, ma il muro di vento si è attivato. È una cosa automatica. Ah, ok. 8, 16. Tenendo anche presente che ha fatto 20 di iniziativa. Sì, sì. 8, 8, 16 più 6. Come dicevi, era quello che volevi, no? Era quello che ti aspettavi. Come dicevi, il piano sta funzionando, eh? Però adesso non funziona. Adesso sta andando tutto come previsto. Come dicevo, riconosci chiaramente Fedora. Lì per lì non ti sei accorto nel caos, ma ti giri per dirle qualcosa, gridarle qualche comando tra virgolette, tipo fai questo, fai l'altro, poi ti accorgi che ha una spada che le esce da davanti, dallo stomaco. Dubiti che sia sopravvissuta al colpo. Bjorn, domande? Dato quell'azione che faccio, che io farai, che se farò, guardo davanti quello che mi trovo davanti. Non, dato che non, per le mie capacità non sono sorpreso di eventuali situazioni, e quello che c'è sul palco, chi c'è, chi non c'è, i movimenti vari, quello che mi interessa sapere è quello. Allora, test di Dio Salvezza e Saggezza. 17. Ok, un altro. 6. Anche tu ti accorgi di due cose. Allora, anche tu vedi purtroppo la stessa scena di Bren. Vedi Fedora che trafitta dalla spada, la guardia dietro di lei estrae la lama e la riconosci, non riconosci la guardia, sembra un ragazzo relativamente giovane. Non ha un'espressione particolarmente malvagia sul volto, sembra che stia facendo esclusivamente il suo dovere, però questo ha portato sicuramente alla morte di un tuo compagno. L'altra cosa che noti è che ti accorgi che Edwin sta cercando di andare verso qualcuno nella folla. Ti accorgi che lo raggiunge e senti le parole gridare scappiamo finché possiamo, e questa persona è Dalkon. Ma? Istintivamente guardi verso il palco negli ultimi istanti che vedi e ti accorgi che una delle due gabbie contiene Fenton, l'altra contiene il tuo amico Lyr. Ma? Lirio. What? Robert,
io guardo attentamente Laura, voglio vedere dove ha rivolto il suo sguardo. Naturalmente ha gli occhi chiusi, da nessuna parte. Ha gli occhi chiusi, però sorride con questo rivolo di sangue che è dovuto all'attacco di Fedora, suppongo. Mm-hmm. Sì. Sì. Beh, ha subito dei danni. Vabbè. Guardo Fenton. Poi? E poi ovviamente mi guardo intorno per capire cosa posso fare oltre a quello che già mi sono prefisso di fare. Ok. Tutti due tiri di salvezza di saggezza. Due ventinate si possono fare. Ovvio. 18 meno 2. 16. Ok. E 1. Meno 2. 1 meno 2. 1 meno 2. Chi sa la seconda? Tra parentesi. Allora. Dunque. Sai che cazzo vedo? Boh. Sono dei tiri, un'equazione matematica. Esatto. Cosa posso vedere? Un pettine. Tu vedi le seguenti cose. Allora, ti accorgi che guardi verso il palco e cerchi, il tuo intento è quello di, ovviamente come hai dichiarato, di lanciare porta dimensionale su Bjorn, ma Bjorn non è più al suo posto, è almeno una decina di metri più avanti, nel frattempo ti ha lasciato indietro, si è fatto largo tra la folla, probabilmente spintonando, ma non te ne sei accorto di questa distanza che ora vi separa. L'altra cosa che vedi, anche tu vedi che Lir è nella gabbia di sinistra, sospeso. Fondamentalmente, per quello che ti ricordi, ha preso il posto di Dalkon, ma Dalkon non ha idea di dove sia in questo momento. C'è troppa confusione nella tua posizione. Quello che mi ricordo, cosa vuol dire? Fino a un attimo fa, in gabbia c'era Dalkon. Sì, ok. Il sindaco giace a terra. Un grosso pugnale fuoriesce dalla sua schiena. Vedi che si muove ancora, ma non credi che sopravviverà a quella ferita. Ovviamente questa visione ti lascia un po' sconcertato. A quel punto lì non sai perché alzi lo sguardo e vedi che però anche Fenton ha subito lo stesso destino. Una grossa arma da taglio, sembra un pugnale vistoso, un misto tra una daga e una spada corta, è conficcato nella sua schiena e le sue braccia appendono senza vita dalla gabbia sospesa. Fedora, domande? Osservo anch'io molto attentamente Laura, però mi osservo anche attorno per vedere le guardie, a che punto sono, se ho qualcuno intorno a me. In particolare mi concentro su Laura, cerco di capire se sta facendo qualcosa. Teoricamente no. Due tiri. Saggezza sempre, eh? Tiro salvezza. 12. Dunque, fai un passo indietro, hai teoricamente lanci un'occhiata prima di muoverti e hai campo libero apparentemente, quindi puoi muoverti tranquillamente, però inciampi in qualcosa, guardi, dietro di te ci sono tre cadaveri. Due sono degli abitanti della città, uccisi non si sa da cosa.
anche se secondo te sul loro corpo sono presenti delle bruciature. Il terzo corpo invece è di Edwin, uccisa invece da armi da taglio. Non sai quando sia successo, però è lì, inciampi nel suo corpo e riesci a stento a rimanere in equilibrio. Quando alzi lo sguardo, ti accorgi che due cose noti. La prima è che c'è una guardia che ha preso in ostaggio Robert. Gli sta puntando una spada alla gola. Robert ormai non può uscire da quella posizione senza subire dei danni notevoli. Lo tiene in pugno. È rivolta più o meno verso di te, ma non completamente. Ce l'ha con qualcun altro. Sposti lo sguardo e riesci a vedere in mezzo alle persone che passano che sta parlando con qualcuno, e precisamente Glenda. Gli sta urlando qualcosa, anche Glenda sembra piuttosto arrabbiata, ma improvvisamente fa un gesto così, riportare alla calma la guardia, dopodiché lascia cadere ascia e scudo. Appena lo fa, la guardia taglia la gola a Robert. L'ultima cosa che vedi è, cercando disperatamente un aiuto, vedi che Bjorn sta fuggendo verso la città. È riuscito a farsi strada tra la folla e si sta portando in salvo. Lir, domande? Cosa vedo anche io a questo punto? Cosa c'è esattamente intorno a me? Nulla di particolare. Ma? Due tiri. Quindici e 17. Da oggi in poi hai vinto il titolo di insidioso. Insidious. Fai un terzo tiro, per favore. Interessante. Fanculo, due. Beh, ha preso il titolo. È così. La vita è così. Prima ti dà, poi ti dà. Esatto. Allora, tu hai una visuale privilegiata della situazione della piazza, poiché fin dall'inizio hai scelto una posizione sopraelevata. Sei in pratica in cima a un piccolo palazzo, quindi riesci a vedere il tutto dall'alto. Vedi che una delle due gabbie è vuota, probabilmente quella di destra, o almeno quella che i tuoi compagni identificano come quella di destra, okay. Tu hai un punto di vista diverso. È difficile riuscire a capire in mezzo a tutta quella ressa veramente cosa sta accadendo. Sicuramente ti accorgi che sta iniziando qualche scontro tra i tuoi compagni e qualche guardia. L'ora si sta rialzando, ma la cosa che ti preoccupa di più è che senti odore di bruciato, di fumo. Okay. Ti giri e vedi che un buon 20% della città è completamente in fiamme. Molto presto le fiamme raggiungeranno anche il tuo edificio. Non riesci a trovare subito una via possibile di salvezza. È chiaro che la prima cosa sarebbe quella di saltare giù, però lì per lì non ti sembra poi una buona idea. Sei abbastanza in alto. Okay. Cerchi possibilità di scendere, corde o pali di legno, cose del genere, ma anche lì per lì non ne trovi. Potresti lanciare qualche incantesimo, ma non sai perché. Non ti sembra una buona idea, lo escludi a priori, anche se non sai spiegarti perché. Poi senti un rumore
nel cielo. Okay. E vedi una sagoma scura che si avvicina alla piazza. Non vedi movimenti strani come se fosse un batter d'ali, okay, o qualcosa del genere. Sembra un movimento lento ma costante. Ok, lento e lineare, quindi. Esatto. E quando lo vedi, rimani per un attimo pietrificato, ma non puoi far altro che attendere l'arrivo di questa cosa, qualunque essa sia. Ok. Man mano che questa scena, ciò che avete visto, rallenta sempre di più, la vostra vista assomiglia sempre di più a un vetro, però leggermente rovinato, come se ci fossero dei pezzi della vostra vista dove riuscite a vedere male, non riuscite a vedere bene, inquadrare il tutto. Anche le voci cominciano un pochino a svanire. C'è una voce però che riuscite a sentire sopra le alte. È una voce di un uomo, probabilmente già sentita, o forse no, non riuscite in questo momento a capire, ma sicuramente è una cosa che si sta riducendo, la luminosità, la luce che c'è nella piazza. Siete in pieno giorno, è mattina, eppure c'è una luce piuttosto debole, fioca. Poi sentite queste parole, dicono: dovete stare attenti a ciò che fate, poiché quello che fate, visto che lavorate per me, riflette me. Da adesso in poi dovrete riflettere e ponderare bene le vostre azioni. Riconosco la voce. Dipende, hai già sentito queste parole? Dal sindaco, mi pare. Qualche altra idea? Cioè, io per quanto mi ricordo dal sindaco. Che lavoriamo per lui, anche io mi ricordo il sindaco. Ah, se non vedo, ho lavorato anche per qualcun altro in realtà, che era Ledion. Esatto. Vabbè, sì, tu non so chi sia, mi spiace. Ma lo conoscerà, no, non credo. Merda. Questa voce si spacca. Sì. Beh, la voce di Ledion la conoscerai. No. Dai. La voce di Ledion. No. Ma è una voce di vescovo, allora. Sembra la voce del sindaco. Ah, sembra la voce del sindaco. Ma è una voce che quindi possiamo riconoscere tutti o solo alcuni di noi? No, è una frase che avete sentito molto di recente. Sì. Sì. Vi ritrovate in una stanza, sembra uno studio, non l'avete mai visto. Non è il classico studio del sindaco, ma siete abbastanza sicuri, visto lo stile e lo sfarzo, di essere all'interno del palazzo di Mercer. C'è un grosso tavolo, seduto al centro c'è il sindaco, ha un abito leggermente differente dal solito, ma è sempre abbastanza elegante. Di fianco a lui c'è un omino, un piccolo uomo molto asciutto, magro, sembra una specie di ministro che cura l'economia della valle. Ha in mano un grosso registro. Siamo tornati indietro nel tempo. E sta discutendo più o meno pacatamente, siamo verso fine discussione col sindaco. Nella stanza c'è anche Laura Mercer. Ha un abito da sera molto bello, lungo, e giocherella col suo rubino. Vicino a voi ci sono due guardie, le altre due delle quattro che vi hanno accompagnato sono rimaste fuori. E poi due guardie sono poco più in là, messe più o meno comode, appoggiate così a dei mobili, a una credenza grossa. La stanza è illuminata, sì, ma è illuminata non da un camino, che in questa stanza è assente, ma da candele, qualche torcia, quindi la luce è piuttosto fioca. Il livello di luce e luminosità si allinea a quello che stava accadendo nella piazza fino un attimo fa. E qui
Veniamo a noi. Tirate per favore tutti un dado da 20, pulito. Okay. E ditemi se fa di più. 19. Penso 16. Non ho fatto più di 19. E 13 ha fatto più lei per adesso. 14. Ha fatto più lei. Vuoi usare il reroll? No, no, Give me the info. Ah, fatti sotto. Give me the info. Fedora, nella stanza, oltre a quello che ovviamente ti ho descritto, ci siete tutti voi, così come è successo esattamente e la sera prima. Anche Edwin, Fenton. Esattamente come è successo la sera prima. La cosa che noti però è che tu sei l'unica apparentemente che ha coscienza di quello che sta accadendo. Tutti gli altri sono completamente immobilizzati, come se fossero dei manichini. È più che un blocca persona, perché qualcuno è stato bloccato addirittura mentre stava parlando, quindi hanno delle espressioni particolari, quasi buffe, stanno gesticolando, si stanno girando, comunque è tutto immobile, non si muove nulla, neanche la fiamma. Tu sei l'unica che riesce a muoversi. Dopo un attimo di panico, poiché cerchi di chiamare i tuoi compagni, smuoverli, far qualcosa, senti una voce che arriva da in fondo alla sala, immersa nel buio, e vedi avvicinarsi questa persona. Il mago delle dimensioni. Esatto. Ah, è lui.